Bene, ciao a tutti. Quando non vedo collegamenti mi preoccupo, perché altrimenti devo fare una solo, invece almeno siete due in linea. Ciao Diego, ciao Fabrizio, e almeno posso cominciare la trasmissione divertendomi a instaurare un dialogo virtuale con voi due. Comunque niente, mi spiace che il Giannizzolo questa settimana va in onda solo oggi, unica puntata, puntata che fra l'altro è degna di menzione a mio giudizio, perché parleremo del Charles Roberts Edwards, che secondo me è sempre stato un punto di riferimento per le scelte dei nostri wargame, e che un gruppo di americani, fra cui anche l'italiano Riccardo Rigillo, sta cercando di riportare in auge. Quindi a breve andrò a collegarmi con Riccardo Rigillo, ma prima, dato che c'è Diego online, non ti chiamo Diego perché poi chiamo Riccardo, ma sono reduce e sono tuttora sui due piccoli Waterloo, sto parlando di Waterloo Campaign 1815 di Mark Herman e Waterloo 20, il Waterloo 20 di Miranda, di Joseph Miranda, sviluppato da Alan Emmerich. E li sto analizzando. Prima ho fatto un'analisi abbastanza superficiale della grafica, e ho analizzato la mappa, le meccaniche me le ricordavo bene, soprattutto di Waterloo 20, ma poi sono andato a riguardarmele perché era qualche mese che non lo giocavo, e ho studiato per l'occasione, dato che questa settimana avrò modo di presentarlo anche via foto. Qui Marco adesso vi fa pubblicità il Casus Belli Sport Games, mi raccomando, appena posso Marco posterò una foto di qualche gioco automobilistico, e quindi benvenuto a Casus Belli Sport Games. E dicevo di questi due Waterloo che chiaramente, come ho già evidenziato, Diego mi ha anche risposto, sarebbe bello discuterne di questa, sono due giochetti, due giochini a livello di core, a livello di corpo. Faccio notare che Roger McGowan ha usato il traduttore automatico e mi ha tradotto corpi con bodies, anche se ci voleva, quindi se avete visto il post da altre parti in inglese era un po' sbagliata la traduzione, ma proprio perché c'era una sorta di collegamento con Google Translator un po' errato, ma in ogni caso è chiaro che mi ha lasciato un attimo sorpreso che mancassero 4 unità a un gioco che di questa scala, che giustamente non può ricreare per filo e per segno le meccaniche, le dinamiche di un Waterloo, che secondo me si gioca bene a livello di brigata, o un po' più giù, anche magari con più pedine, anche a livello di battaglione, a chi piace il napoleonico, la Clash of Arms. Ma quando, ciao Stefano, benvenuto, quando mi mancano 4 unità formate da 2 divisioni ciascuna, comincio a preoccuparmi. È chiaro che me le puoi inglobare in altre unità, ma perché Miranda, che è un altro grande designer, secondo me, Mark Herman è un genio, è il nostro, io lo definisco un Leonardo da Vinci dei wargame, però tutti siamo criticabili, in questo caso vanno a mancare 4 unità di media grandezza in un gioco con una scala così grande che 4 unità in meno si fanno sentire. E poi mi metti gli staccamenti di altri corpi, non magari potevi mettermi 4-5 unità di staccamenti, quando dico di staccamenti delle unità minori, che in ogni caso proiettano zocche. Adesso più avanti riuscirò a finire la mia recensione visuale sul Casus Belli Group e poi farò anche un piccolo video. Quali unità mancano? Ecco Diego, l'ho messo in evidenza, mancano qua le primo, secondo, terzo e quarto corpo di cavalleria, ok? Formati da più o meno da 2 divisioni ciascuno. Allora, se vai a rivedere la foto, io l'ho messo in evidenza. È chiaro che poi possono, mi pare che l'abbia integrata in quella unità Grussy Cavalry, però non ci siamo, perché poi quando andate a giocare il wargame vedete che veramente il francese è concentrato in certe unità e non riesce
a imbastire un'azione offensiva decente. Questo siamo ancora a livelli di ipotesi. È chiaro però che, guardate, proprio ieri sera l'ho piazzato sul mio tavolo del mio appartamento qui a Novara e lo sto provando, perché chiaramente prima di addentrarmi lo devo conoscere bene, niente di difficile, ma a livello di corpo mi sembra che Mark Herrmann abbia veramente totalmente messo da parte questi quattro corpi di cavalleria, perché Roger McGowan, io non gli ho detto niente, ha ripreso la mia analisi, l'ha portata nel gruppo C3I, ma chiaramente nessuno ha risposto, perché probabilmente nessuno si era nessuno aveva immaginato di andare a fare questa corrispondenza, che è molto semplice. Una cosa che io consiglio a tutti, quando aprite un wargame, se siete sì, è vero, però Diego, Uxbridge, Eisenhower, ancora non lo capisco, però ci può stare, perché poi alla fine devo andarmi a informare sulle unità di cavalleria. Però manca quattro corpi di cavalleria, non è che mancano gli uomini, proprio devi muoverti sul campo. Chi ha giocato a Napoleon's Last Battles e cugini e nipoti e discendenti sa benissimo che quelle unità di cavalleria vanno a coprire le ali, fanno un completamento nell'attacco. Qui sono completamente assenti e fra l'altro non ci sono i distaccamenti relativi. Quindi, vi ripeto, ma la mia alla fine è un'analisi provocatoria. Mark Herrmann, ragazzi, io non posso permettermi di criticare Mark Herrmann, ma in ogni caso queste corrispondenze sono utili per capire bene, quando compriamo il wargame, cosa ha fatto il designer. E l'ordine di battaglia è la prima cosa che generalmente c'è chi non è interessato assolutamente, ma noi che siamo un pochino più attenti, e Diego, spero che non c'era un corpo cavalleria come ti ho scritto, ecco, è quello, Diego, che cerco di capire come ha ragionato. Ho letto anche le designer's notes, non ho trovato nulla. Allora, sono due le ipotesi, ma perché poi mi è venuto questo elemento, salta molto all'occhio, perché Miranda fa un gioco in scala praticamente analogo, ma ce le mette quelle unità, praticamente si attiene a un ordine di cavalleria, ciao William, molto molto un ordine di battaglia, scusate, molto generico, ma è quello, è. E vi ripeto, sono partito dal volumetto Osprey. Il volumetto Osprey può essere generico, superficiale, ma gli ordini di battaglia lo riporta bene. Io poi ho controllato anche da un'altra parte. Perché mi mancano quattro unità? Ma vi ripeto, al di là che puoi averle integrate in altre, nei counter più grandi, ma poi non riesci a manovrare sul tavolo da gioco. Tanto è vero, vi ripeto, questo devo andare ancora ad appurare. Ciao Riccardo, fra 5 minuti ti chiamo. E tanto è vero che quando vai a giocare lo vedi proprio che il francese ha grossi problemi, e secondo me, come scritto in qualcuno che ha fatto l'analisi da Board Game Geek, che l'ha provato, ha detto qui il francese non passa nemmeno cat bra, cioè abbiamo quel problema. E pare, vi ripeto, ce l'ho sul tavolo, sto mettendo Waterloo 20, Waterloo 1815 campaign sul tavolo, ciao Pietro, e paragonandoli, comparandoli, si vede la differenza. Fra l'altro, e spero che continueremo questa analisi, ma non è per criticare, è proprio per discutere, magari ho torto, magari a questa scala così grande non c'entra usare quattro corpi di cavalleria. Ragazzi, ma quattro corpi di cavalleria sono 8-9 divisioni. Io veramente riesco poco a capirlo, anche in un gioco a livello di corpo. E vi ripeto, giocando mi pare che il francese non vada da nessuna parte. Fra l'altro, io Gettysburg, precedente di Herrmann, mi piacevano le idee, la novità, però dopo, giocandolo a fondo, il mio entusiasmo si è un po' smorzato, perché poi a metà battaglia non è più un Gettysburg ma è un caos, e c'era una mappa molto piccolina che non faceva manovrare. In questa mappa, che è bellissima, di Charles Keebler, questa mappa si manovra, c'è tanto spazio per la manovra, ma alla fine si gioca solo al centro. Cioè, della serie, prima avevo una mappa piccola, adesso una mappa grandissima, mentre pare azzeccata per la scala quella di Miranda. Attenzione, non sto dicendo che un sistema è inferiore o superiore, sto solo rilevando dei apparenti difetti. Adesso li giocherò e vi farò sapere.
Perché è interessante, soprattutto perché siamo in periodo sotto Waterloo, soprattutto perché questi giochini, ma io li chiamo questi piccoli wargamini, servono anche a illustrare la battaglia a un neofita molto velocemente. Se però io la illustro con delle unità mancanti, gli devo anche spiegare, però Waterloo io la riesco a spiegare con 10-12 unità che sono quelle che corrispondono, non sicuramente quando mancano. Allora vi ripeto, è chiaro che il genio, e vi ripeto, il genio Mark Herman avrà ragionato in una certa maniera, tanto di cappello, ma a me pare che sia una mancanza molto grande, perché vi ripeto, un vizio che abbiamo, e spero che voi mi seguiate, è di andare a vedere se almeno l'ordine di battaglia è decentemente è fatto in maniera decente, cioè sia meno basato sugli ordini di battaglia che vanno in giro. Non ha fatto solo un'avanguardia. Sì, Diego, ti ripeto, lo giocherò. E alla fine mi pare che qualcuno mi abbia detto: ma guarda, il sistema va oltre la simulazione, ci mancherebbe altro, ma lì si chiama Waterloo 1815, non si chiama andiamo a giocare con le unità francesi, prussiani e inglesi. Ecco perché dico, anche in un wargame che non ha grandi pretese, ci mancherebbe altro, Mark Herman in questo gioco non aveva grandi pretese, ha fatto dei capolavori, però in questo giochino non mi sembra che abbia dato il massimo. Mentre, ed è questo, avendo giocato Waterloo 20, mi sembra che sia più efficace. Di che umanità parlate? Stavo parlando, Ronald, prima di chiamare Ronald Peschiani, parlavo di questa comparazione che sto facendo fra Waterloo 1815, cioè Waterloo 1815 di Herman e Waterloo 20 di Miranda. Vedi, ecco Diego, tu che sei anche te abbastanza precisino, l'ordine di battaglia non sempre lo guardiamo, ci mancherebbe altro. Però in questo caso c'hai 10 corpi, almeno vallo a controllare, ed è la prima cosa che ho visto, perché in una scala così grande almeno azzeccami il numero dei corpi. L'ha fatto volutamente? Sì, perché Herman ha ragione in una certa maniera, però poi vai a paragonare con un identico wargame con la stessa scala e in questo caso vedi, sì, almeno Miranda ci sono 10 corpi, ha messo 10 corpi, poi ne possiamo parlare, mentre di là non si capisce. Allora siamo di fronte a un Waterloo 1815 assolutamente ingiocabile e poco, tanto è vero ragazzi, io adesso non vorrei dirvi una cosa, ma quando avrete la rivista in mano e andate a giocare, sto chiamando Riccardo intanto, quando andate a giocare Waterloo 1815, se ci fate caso ci sono due scenari, uno che parte dal 16 e l'altro che parte dal 15. Non vorrei che il gruppo di playtest si sia accorto che lo scenario dal 16 il francese si bloccava subito, mentre col 15 aveva più chance. Accortisi di questi, hanno messo lo scenario che permette di giocare in maniera, diciamo, più libera. Ho paura di questo, però vi posso assicurare, lo sto giocando per approfondire per fare una comparazione di due giochi che, rispondere a Ronald, la raison d'être, Ronald, è proprio un wargame per spiegare Waterloo a un neofita e farlo giocare subito. Cioè, questi giochini, questi wargamini, sono piccolini, non hanno grandi pretese, ci mancherebbe altro, ma per introdurre, per diffondere, per far iniziare, secondo me sono adattissimi, ma almeno abbiano una base di partenza storica affidabile. Ecco quello che intendo. Poi, ragazzi, vi ripeto, qualsiasi mio giudizio può essere rovesciato, può essere magari svuotato, però al momento la mia impressione è questa. Stiamo chiamando Riccardo Rigillo, vediamo se mi risponde. Pronto? Oh Riccardo, se no mi allungavo. Buonasera Riccardo. Buonasera Mauro, buonasera a tutti. Oh. Se no mi dilungo e parlo per altri 45 minuti, perché ovviamente Riccardo stavo parlando di questi due giochini che avevo sotto gli occhi e cercavo di far capire i miei dubbi, ma dubbi che poi fra l'altro mi sono un attimo, perché sono finiti in giro per tutto il web e speriamo che qualcuno non si arrabbi, perché ho detto ma
Dove sono le unità in questo Waterloo? Va bene, ok, comunque speriamo bene, perché speriamo che Mark Herman non si arrabbi, mi mandi le maledizioni, perché se faccio arrabbiare Mark Herman... Però ragazzi, Riccardo, adesso per finire il discorso, se mancano quattro corpi, no? Quattro battaglioni o quattro plotoni, ma il dubbio ti viene o no? Vai. Io ho detto solo il dubbio, momento. Poi alla fine poi ci saranno dei motivi per cui sono state fatte delle scelte. Infatti, io ho detto: ma andiamo a cercare, non le ho trovate, però andiamo a cercarle, però non le ho trovate. Però ti ripeto, io non mi pronuncio in questa mia veste questa sera di arbitro, ma Riccardo, per finire, giochi che sono in esame. Adesso infatti parliamo, ma per completare il discorso, ragazzi, come dicevo a Ronald qualche giorno fa parlando per telefono, noi siamo semplici giocatori, ci piace anche analizzare, criticare, dire quello che non va bene, però lo facciamo veramente con un senso di leggerezza, non è che lo facciamo, quello lì non sa fare i giochi, no, per noi quella meccanica non va bene, poi magari è la migliore del mondo, però è proprio per discutere, per parlare con voi, sono veramente dei temi provocatori. E Riccardo, per parlare di provocazione, questo ciao Max, CSR Awards di Charles Roberts, ma che cosa diciamo? Cosa ci racconti? Le ultime novità, le ultime chicche che solo te ci puoi raccontare? Guarda, allora ti dico, innanzitutto posso dare qualche informazione generale, poi anche possiamo entrare anche un pochino nel dettaglio. Certo, siamo qui oggi. Guarda, questa è l'unica puntata della settimana, ve la dovete ricordare, segnata, perché parleremo del CSR Awards. Quindi che cosa volete di più? Vai Riccardo, scatenati. Allora, innanzitutto io come prima cosa ricorderei a tutti che si può votare fino al 15, quindi 15 fino giugno. Al lunedì. A mezzanotte ora di Los Angeles, e quindi invito tutti a votare, anche perché così si dà una panoramica più concreta. Non so, ad esempio, ci sono titoli magari conosciuti più soltanto in Europa o in Italia che meritano, ma non hanno abbastanza pubblico per far valere il loro peso qualitativo. Allora, se un pubblico, diciamo, italiano, europeo, vota giochi meno conosciuti negli Stati Uniti, può bilanciare questa tendenza che è naturale. Al di là di questo, più grande la partecipazione, meglio è per il premio e per tutti, e quindi invito tutti a votare chi non l'ha fatto, e si può votare anche, come dire, integrare il proprio voto per chi l'ha fatto già fino alla mezzanotte di lunedì 15. Dopodiché possiamo, se vuoi Mauro, fare così una generale. Certo, sono interessato perché quando ho votato, alla fine, come ti ho detto Riccardo, l'ho anticipato, votare mi ha lasciato un po' in imbarazzo, perché dovevo veramente muovermi tra tanti titoli. Poi, come ho detto, sono andato su Board Game Geek, ho messo solo anno 2019 e da lì già ho fatto una cernita, e poi chiaramente ho votato quelli che ho giocato, ragazzi. Non me la sono sentita di giocare War Game che non avevo nemmeno aperto. Cioè, non ho voluto votare, e fra l'altro sono stato contento delle mie scelte, perché poi sono titoli che secondo me andranno alla grande. E sono stato, come al solito, sempre filo oltreoceano. Avessi votato un titolo italiano, però quella è la mia tendenza, ragazzi, mi scuserò sempre. Ma come, Riccardo, tu che senza influenzare le votazioni, come sta andando? C'è partecipazione? Ciao Bruno, c'è partecipazione? Avete un numero cospicuo di voti, oppure state rilevando un certo disinteresse? Allora, guarda, ti dico, era proprio questa la cosa interessante da approfondire. No, la partecipazione è molto buona, insomma, l'affluenza alle urne è parecchia. Quello che abbiamo riscontrato è che ci sono, tu hai visto che è diviso in diverse categorie. Certo. Ci sono alcune categorie dove, diciamo, i voti sono piuttosto bassini. E allora io riassumo. Perché sono sbagliate le categorie? Sono troppo. Riccardo, ti posso dire la mia esperienza. Votando ci sono delle categorie troppo particolari. Essendo categorie troppo particolari, o le conosci oppure le salti. E io, francamente, le ho saltate. Io ti dico, perché poi anche io nella mia votazione ho fatto lo stesso, mica votavo tutte le categorie, essere sincero, però perché anche noi membri del board ovviamente votiamo, però ti dico, c'è stata una discussione all'inizio su cosa inserire e cosa no, su alcuni di noi avevano delle perplessità, altri no,
alla fine nel risultato complessivo abbiamo detto ok, facciamo una lista dove più o meno si concorda o comunque c'è una maggioranza che approva la singola categoria, e poi questa è una prima riedizione, vediamo che cosa succede. Come funziona, sì. Allora, che cosa è successo? Innanzitutto ci sono le categorie, diciamo così, classiche, sono quelle per periodi storici, no? Quindi sì. C'è la categoria piuttosto ampia, quella del pre-Napoleon, che va praticamente fino alla Rivoluzione Francese e dalla preistoria. Poi c'è il napoleonico, il sì. post-napoleonico, la Seconda Guerra Mondiale e poi un periodo, diciamo, Guerra Fredda, che poi in realtà raccoglie un po' anche tutto il dopo Seconda Guerra Mondiale, raccoglie anche il contemporaneo. Sì. E poi ci sono le categorie fra cui solidari, rivista, supplementi e poi anche quelli per la qualità dei componenti, della mappa, l'art cover, della qualità delle regole e via discorrendo. Sono stati inseriti anche, non so, ad esempio i giochi assistiti con programma del computer oppure sì. i giochi per computer, varie diciamo così recensioni o vari articoli sulle riviste, quindi una serie di valutazioni. E chiaramente su tutte queste qui, per esempio, una cosa che stiamo riscontrando è che ad esempio i giochi sul computer, ma questo io lo immaginavo francamente fin dall'inizio, i giochi sul computer non stanno riscuotendo grande successo. No, perché malgrado noi giochiamo anche al computer, non li sentiamo vicini, cioè è un passaggio. Niente di che. Io credo che sia una cosa piuttosto naturale. Questa infatti era stata una delle obiezioni che anche diciamo nel board alcuni di noi avevano posto. Cioè, noi in realtà c'è un motivo perché amiamo giocare con la carta. Quindi chi vota questo premio necessariamente vuole un premio suo. Cioè, il bello, capito? Riccardo, io penso che noi vogliamo un premio nostro. Mauro, io dico sempre una cosa, forse con te ne abbiamo già parlato anche più volte. Il vantaggio della carta rispetto al computer per un giocatore diciamo un grognar come noi o comunque per un giocatore diciamo di tipo classico e chiama la storia, perché giocando sulla carta ti rendi conto innanzitutto più facilmente di quelle che sono le meccaniche e le dinamiche della storia applicate all'evento. Il computer gioca diciamo in un certo senso gira da solo e non ti fa vedere tante ricostruzioni di dettaglio nel regolamento e nella simulazione. E quella è la prima cosa che non ci piace, perché esatto. chi ha giocato, te lo ricordi Riccardo? Seconda battuta, scusa Mauro, così chiudo. In seconda battuta, se c'è una falla, un bug, per così dire, nel regolamento, giocando al computer non te ne accorgi, comunque no. Te ne accorgi subito. Sì. Cosa che invece quando giochi faccia a faccia, quando c'è qualcosa che il regolamento va, sia a livello simulativo, sia a livello proprio di precisione del regolamento e del meccanismo, te ne accorgi subito. Sì, ma infatti quello forse avete provato, secondo me, Riccardo, tu che sei diciamo il rappresentante italiano del CSR Awards, secondo me devi veramente spingere per questo, perché noi italiani è chiaro che abbiamo 1001 interessi, noi giocatori wargamer, però in effetti questo fatto del fatto manuale, dell'interattività, non puoi metterci anche il computer, perché sono due mondi separati, non si escludono, però sono due mondi separati. Io infatti non ho votato nulla, malgrado abbia giocato a qualcosa, ma ho detto, ma certo. Che cosa voto? E ho lasciato stare. Sì, quindi... poi bisogna essere anche degli appassionati, in fin dei conti, di questi giochi, quindi... Ciao Damiano! ...una carta... Magari a computer gioca qualcos'altro, magari giochi a computer, che ne so, a scacchi o uno sparatutto, ma generalmente quando sei appassionato al wargame sul board preferisci giocarlo. Infatti al computer vai con lo sparatutto, perché è il gioco più idiota che esista, ok? Quello stacchi un attimo le connessioni e ma allora adesso, siccome Marco Mengoli diceva, ricordo che esiste anche il gruppo Casus Belli Computer Games, Marco Mengoli mi sta fondando gruppi Casus Belli ovunque, però alla fine... Certo, ma alla fine io veramente quando gioco con la mia Xbox vado di Battlefield, vado di FIFA e vado di Formula 1, ragazzi, vi ho detto, ma no, non cerco giochi
simulativi, o meglio giochi che richiedono il movimento sugli esagoni. Tanto è vero che non mi piace giocare a piattaforme adattate dal wargame. Quindi che vi devo dire? Ma poi Mauro, senza fare, come dire, classifico preferenze, diciamo che la War è dedicato anche a Charles Roberts, che è il fondatore del wargame sulla carta. È infatti. Che anche il computer ha delle similitudini, ma ci sono anche delle differenze che abbiamo detto prima, quindi credo che sia naturale che chi vota per questo tipo di premio, nonostante il tentativo che è stato fatto quest'anno, abbia preferito votare comunque per il gioco. Ma guarda, è come al solito, di questo dato di fatto, ecco. Come al solito, è bello l'esperimento, a me piace tanto, ma vi ripeto, guarda Riccardo, abbiamo bisogno di un premio così, che ritorni un premio così, perché ve lo dico, esperienza degli ultimi 10 anni in varie convention, vedi Lucca, vedi Modena, vedi quelle minori, vanno a premiare sempre giochi che esulano dal mondo dei wargame, oppure se ci rientra un wargame viene messo il peggio, che è quello che non è wargame, è un'altra cosa. Ci sei? Cioè, alla fine, e ne ho visti diversi, no? Ecco, per esempio, adesso qualcuno mi assalirà, mi prenderà la giugolare. Su Board Game Geek, fra il gruppo dei wargame, sono usciti 3, uno peggio dell'altro. Allora, perché? Perché lì i giocatori, non tutti sono wargamisti e non tutti i wargamer votano per quei giochi. E quindi si capisce che escono dei giochi che piacciono anche, nulla togliere, che piacciono anche al gruppo generico dei giocatori da tavolo, ok? E adesso non ricordo su Board Game Geek chi è arrivato fra i primi 3 come wargame, però alla fine sappiamo che il wargame è ben altro, ecco perché abbiamo bisogno di un premio così, perché se io fossi produttore, dimmi Riccardo. Adesso non ricordo esattamente la classifica di BGG, ma chiaramente è una classifica che comprendeva giochi che magari ad alcuni noi sembrano un pochino estranei o insomma singolari, ma anche punti di contatto. Questo dipende dalla platea, ovviamente. Sì. La platea di BGG è una platea vastissima. Bravo. Tu considera, e posso già dare un'anticipazione, che il CSR World adesso sarà presentato non più a WBC, ma sarà presentato a Consim World, che ovviamente è forse la convention più adatta, almeno per quanto riguarda. Sì, secondo me è giusto. È la convention più adatta perché è proprio sul gioco di simulazione tipico, e questo poi, diciamo, raccoglierà, selezionerà naturalmente un certo tipo di pubblico. Presumo di sì, però io dico che è molto, fra virgolette ragazzi, più serio un Charles Roberts Awards che è limitato a noi, che è quello che è limitato a una folla generica, con tutto il rispetto, ma è proprio perché dico sempre le peculiarità del wargame sono scritte, sono dei fondamenti secondo me, e su quelli ci si deve basare, Riccardo, altrimenti metteremo di tutto in quei gruppi. I wargame a sfondo storico non sono wargame, ci siamo? E io continuo a sottolinearlo, però su Board Game Geek è difficile, ma su Board Game Geek è difficile fare la differenza, perché capisco anche quelli che non giocano wargame, che per loro il wargame è qualsiasi cosa che, su cui ci sia una battaglia. Ci sei? Cioè, assolutamente. È un profondo rispetto, ma quello non è wargame, anche se, adesso rovesciando ragazzi, certi giochini, senza nulla togliere i giochini, servono anche per attrarre appassionati nel nostro mondo. Ciao Luca, benvenuto. Quei giochini che magari sono una via di mezzo, qualcuno che vuole entrare nel nostro mondo passa per quelli, poi approfondisce, e ce n'è più di uno. Ecco, grazie Luca. Vedi Riccardo, Luca mi ricordava il winner Undaunted Normandy, che io, cioè, meno vedo meglio sto, come Blitzkrieg World War II in 20 minutes, ma non ho niente personalmente. Runner up The Borg U-Boat, o per dirla alla tedesca, U-Boat, The Board Game, U-Boat, ma in ogni caso sono dei giochi che non hanno niente a che fare. Tant'è vero che io, quando mi sono comprato Undaunted Normandy, che venderò a 5 euro all'asta Piana delle Orme, già l'ho annunciato, anzi, partenza 1 euro, praticamente nuovo, ma per dire, non ho niente contro quel gioco, ma non è un wargame. Però su questo potresti
anche avere delle sorprese, Mauro, ti anticipo. È per forza, perché la grande platea da questo gioco è, ho visto che è attratta, e posso, ragazzi, ditemi che posso anche essere, tu già mi stai dicendo che questo Andante in Normandy è fra i primi. No, non ti sto dicendo questo, okay. Però no. Diciamo che fra quei tre giochi c'è qualcuno che va forte. Ah, ho capito, ma a riprova, Riccardo, alla fine io ce l'ho bene le idee chiare in mente, è chiaro che ci sono altri che hanno delle idee diverse, e tanto di cappello. Scusa, fra questi tre non vorrei che quello sui sommergibili, quello simulativo dei sommergibili, perché diciamo questo... quello riscuote parecchio successo, è in diverse shortlist. Ah, ho capito. Ma Riccardo, e qui in questo caso poi bisogna tornare sui vostri passi, ma io non Riccardo, giocato, quindi me ne hanno parlato anche bene. Riccardo, confermo che all'asta piana Andante in Normandy la mia copia partirà da un euro. Un euro. U-Boat non ce l'ho, ma se dovessi venderlo da 10 euro, Blitzkrieg non l'ho mai provato, quindi non so se è valido o meno. Ma per dirvi che, però vi ripeto, sai Riccardo, è tutto relativo poi. E come dico sempre, fate quello che volete, giocate quello che volete. Senti, ma invece un titolo che ho votato con qualche perplessità, ma ho votato, ma Stalingrad 42, che io ho votato come miglior wargame del Secondo Guerra Mondiale, come sta andando? Allora, ti dico subito, allora, innanzitutto in generale una cosa che mi ha un po' stupito, fermo restando che c'è una, diciamo, sulle categorie dei giochi di cartone c'è una grandissima affluenza, una grande affluenza. Quello che mi ha stupito è che sul napoleonico l'affluenza è minore di quello che mi aspettavo, soprattutto rispetto alle altre epoche, l'affluenza di voto. Questa è una cosa abbastanza curiosa. Per quanto riguarda quello che tu mi chiedevi, ti devo dire che Stalingrad 42 è in una short list molto ristretta, quindi sta andando abbastanza forte. Diciamo che sulla Seconda Guerra Mondiale ti posso dire che i giochi che sono anche un pochino più gettonati in una short list, c'è Stalingrad, c'è U-Boat, ci sono The Last 100 Yards, c'è... Ah, ma addirittura Last 100 Yards, che chiunque l'ha giocato ha avuto da ridire, fantastico. C'è Wings of the Motherland. Ah, ok, sì. C'è Brazen Chariots, questi ti sto dicendo quelli che sono un pochino più avanti senza dare un ordine. Comunque sono quelli che possiamo considerare shortlistati, ecco. Ho capito, certo, gli sta dando delle chicche, ragazzi, non le sa nessuno queste notizie, Non le sa nessuno, vero Riccardo? Beh, in effetti le sappiamo in pochi per ora, Se le do in maniera ampia, così senza essere nello specifico, però ecco, su questi titoli ti posso sicuramente dire. Ho capito, ma allora a riprova che insomma qualche titolo l'azzecchiamo, qualcuno siamo fuori. Tu Riccardo cosa hai votato? Tanto così almeno parliamo anche delle tue votazioni. Adesso non te lo posso dire, ti posso dire però che per esempio sui titoli abbastanza, diciamo, di successo c'è ovviamente anche un po' l'impronta di quella che è il grande mercato americano e quello che è la grande platea americana. E quindi è ovvio che ad esempio titoli sulla guerra civile americana stanno andando forte. Ah, in effetti vedi, ho capito, quelli non, tendenzialmente non li votiamo. Tendenzialmente io non li voto. Sì, esatto, perché anch'io è un periodo che, per carità, io lo amo, è un periodo che amo, ma tendenzialmente tendo a non votarlo perché penso, ma questa piace a pochi, invece mi dimentico sempre che il mercato americano è quello che domina da questo punto di vista. No, e su questo va fortissimo, anche se devo dirti che per quanto riguarda il post-napoleonico c'è una short list abbastanza ampia, ma di fatto non ci sono dei titoli come in altre categorie che staccano nettamente gli altri già nella short list. Ho capito. Una short list di una decina di titoli, 8-10 titoli, che sono più o meno tutti lì. Non c'è. Senti, ma quanti sono i votanti fino adesso? I votanti sono, ti posso dire, una categoria tra i 500 e i 1000. Ogni categoria? Dipende dalla categoria. Poi ci sono categorie dove sono, diciamo, 230 e categorie ancora anche più basse. Quindi diciamo che hanno votato 10.000 persone? Più o meno? Credo la metà.
credo la metà. Pochi, però eh? Questo non molto è pochi. Ma guarda, non sono pochi nel senso che comunque noi stiamo parlando di una prima, di una edizione con l'epidemia. E comunque guarda che nelle edizioni, nelle ultime edizioni, quello che mi dicevano qualcuno che ricordavano che i voti erano attorno ai 2000, i votanti erano attorno ai 2000. Ah, questa per me è nuova, io pensavo invece che fossero molti di più. Anche, ma sai, perché poi chi è veramente interessato e che vota con cognizione di causa, vuol dire che il gioco l'hai giocato, che comunque ne hai letto le regole, va, l'hai visto giocare, ne hai letto le regole, quindi devi sapere di che si tratta quando voti, la platea si restringe, poi devi avere anche voglia di votare, di seguire, quindi alla fine la platea si restringe. Credo che come prima, se noi siamo fra i 2005, adesso poi vedremo come andrà a finire, però se saremo fra i 2005 e i 5.000 voti... È già una piccola soddisfazione. Se siamo meno di 2.000 va bene lo stesso, carità, però ecco, io diciamo che la soglia dei 1.000 dovrebbe essere quella il target che ci dà un po' un segnale importante. 8.000, ti dico, è sempre una prima, perché poi devi fare una scrematura, devi raffinare le categorie, devi coinvolgere la gente, devi presentarlo alla convention, devi presentarlo anche a più convention, insomma, alla fine devi presentarlo anche un po' in giro, devi fare qualche filmato, devi valutare i podcast, sono tante le cose per aumentare poi la platea dei votanti, insomma, ne abbiamo parlato. Ho capito. Senti, com'è, Riccardo, alla fine delle votazioni, che ricordo si chiudono, come ha detto Riccardo, il 15 giugno, quindi chiaramente il 2020, come pubblicherete i risultati? Sempre dal sito che avete fatto per la votazione, oppure, non so, lo diffonderete voi? Guarda, saranno sicuramente pubblicati sul sito, sì, e saranno poi presentati a Consum World ad agosto. Nel frattempo saranno fatti anche dei video sui giochi che hanno vinto, comunque che sono assegnati i premi per le varie categorie, le presentazioni o qualcosa del genere, o con gli autori, insomma, vedremo un attimo come farli. Quanti siete a decidere, diciamo, questa sorta di procedure, Riccardo? Dunque, il board è di 12 persone. Ah, 12 persone, fatto... ecco, non mi ricordavo che il board fosse composto di 12 persone. Comunque, diciamo, operativamente noi siamo 5-6, circa la metà. Ah, gli altri sono praticamente... No, ci sono, però magari non sono presenti a tutte le riunioni per un motivo o per un altro, però diciamo tutte le riunioni le abbiamo fatte 5-6, ma è fisiologico comunque. Ho capito. Quindi voi siete attivi, ci credete, fate bene, tu ne parlavi da tanto tempo poi fra l'altro, ma in ogni caso... avete dietro Roger McGowan che vi sta sponsorizzando. Esatto, sì, assolutamente. Lui ci ha concesso la possibilità di utilizzare il nome del CSR, che ovviamente fa una supervisione su una serie di punti che possono essere. Di questo sono contento, perché cioè, quando c'è. Infatti, lui lascia molto fare, non è che. Non è un interventista. Sì, però tiene al marchio, perché nel marchio CSR c'è sempre il suo nome, questo è un marchio registrato. A riprova, ragazzi, che gli americani sono tanto bravi e cari, però sui marchi o su iniziative grafiche sono molto stringenti. Non so se ci hai fatto caso, tornando a noi, che spesso e volentieri sui sistemi lasciano andare, ma sugli impianti grafici e tutto quello che ne deriva sono veramente attenti. Perché quello che ti dà l'identità al marchio. Sì, l'identità al marchio. Ricordatevi la copertina di front, come si chiama? Di Upfront, che ha suscitato tante polemiche, perché era un disegno di Roger McGowan, e lì poi non so come sono andati, qual è stato poi il punto preciso della lite. Ma per dirvi che se voi andate a fare un gioco sul sistema di Richard Borg, è difficile che qualcuno venga a dire: ma questo sistema io l'ho già visto. No, però il problema della grafica. Se andate a copiare la grafica di un qualsiasi designer, vi ricordate gli Scooby, che era uscito un po' di senno, ma anche Scooby era molto arrabbiato che gli avevano rubato un disegno, no? Che poi alla fine era una fanzine, nulla di che. Era, secondo me, ha avuto uno sfogo anche eccessivo, e infatti ci ho pure litigato. Però per dire che alla fine sono molto attenti a queste cose e vanno con la denuncia facile.
facile perché ci tengono, da capire perché è una fonte di reddito, è il loro reddito e quindi certo, certo, è il loro lavoro, ci mancherebbe altro, non possiamo usare la grafica per altre cose, bisogna stare molto attenti, tanto è vero che questo marchio è bellissimo, però Roger McGowan, ecco, ci ha messo Roger McGowan 2020, chissà quando l'aveva fatto, però è bellissimo perché è identificativo, appena lo vedi... Lui, i suoi diritti gli furono ceduti proprio da Roberts a vedi? Roger McGowan, dopo quando ci fu la, diciamo, la scissione da Origins a seguito di quegli episodi, quali giochi andavano dentro, quali giochi andavano fuori, appunto per tornare un pochino a qual, al discorso di, però parliamo a questo punto di 30 anni fa, più di 30 anni più fa. Più di 30 anni fa, Rick, più di 30 anni fa. C'è più di una generazione in mezzo, insomma, su cambiare tante cose. Eh sì, sì, però... questo, cerchiamo di mantenere, come dire, un hobby di nicchia che sia una nicchia di qualità. Sì, hobby di nicchia che sia nicchia di qualità. Senti, Riccardo, ma... al di là del Awards che sta andando bene, secondo me, se come hai detto te, se i numeri in precedenza non erano eccezionali come voi pensiate, allora questo come punto di partenza può essere un no, grande... Detto, guarda, la soglia dei 1000 è una soglia importante, se si va sui 2000 allora stiamo molto bene. Per come prima edizione, secondo me, vabbè, sta andando benissimo. Sai che c'è, siete partiti... a metà anno e in ritardi senza in nessuno sapere niente con l'epidemia in corso, cioè alla fine c'è stato il coronavirus, qualcuno poi insomma ci sono stati tanti problemi, alla fine vi ripeto è un esperimento, secondo me dovete farlo anche per l'anno prossimo a prescindere. Guarda, secondo me nel momento in cui si comincia a vedere che cominciano a apparire i nomi dei premi, comincia ad essere presentato in giro, comincia a parlarsene di più, perché in realtà noi ne stiamo parlando, ma la diffusione di considerare su scala mondiale dovrebbe essere, quindi al momento nel lobby se ne sente parlare, ma la diffusione può essere sicuramente molto più ampia e vedrai che se da qui a un anno cambiano molto poi i numeri e le cose e comunque sia, poi come dicevi tu, l'importante è che ci sia un nucleo di appassionati che vota quello che interessa agli appassionati. Fosse, certo, ci deve, noi ci siamo dati un, diciamo, una soglia veramente minima per avere la votazione, noi ci siamo dati un minimo di 100 voti per categoria per avere una categoria valida. Capito? Senti, perché Riccardo, ma degli italiani, poco, quanti stanno votando degli italiani? Perché cerchiamo di fare belle figure. Guarda, io ti dico, su scala geografica, questo non te lo so dire, ti dico che titoli italiani ce ne sono, non sono tutti molto avanti, ce n'è qualcuno che in shortlist se la batte bene e che meriterebbe pure, secondo me, il confronto dei concorrenti su temi analoghi. Ci sono degli italiani in shortlist nel Napoleonico e nella Guerra Fredda, per esempio, che sono sicuramente dei buoni titoli. Ah, quindi non sai il numero dei giocatori italiani, però ragazzi sul gruppo... No, quanti italiani hanno votato questo non te lo so, no, dire. Però facciamo... Non lo posso vedere in questo momento. Facciamo un appello, Riccardo. Allora, sul gruppo siamo 1550, no? Calcolando, togliamo via 500 persone che sono lì per caso. La metà saremmo... Ragazzi... Saremmo praticamente, diciamo che a questo punto, la metà saremmo almeno un 33% dei votanti sarebbero lì dentro. Cioè, la votazione, al di là del gioco che vince o che perde, serve anche per questa presenza. Lo scriverò sul gruppo, Riccardo, perché molti non si rendono conto che non è il voto che dai, ma è la presenza. E avere una presenza cospicua sul Awards vuol dire che il gruppo italiano, la comunità italiana è veramente sul fronte, sta veramente combattendo in prima linea, quindi cerchiamo di votare tutti. Oggi farò un post, Riccardo, di richiamo. Guarda, io ti dico, sì, ti dico che non è tanto la questione italiana, non è che vota l'italiano e vota un italiano, assolutamente no, ma è un fatto di portare una sensibilità, sì, tu prima hai detto, sì, hai preferito titoli ovviamente è d'oltreoceano. Vabbè, ma perché io sono attaccabile e criticabile. Stiamo parlando di grandi giochi, quindi è ovvio che uno può preferire l'americano, il francese, che fanno cose ottime, l'italiano, sono ottimi prodotti, ma il punto è portare una sensibilità, sì, cioè nella penisola il nostro hobby è caratterizzato da un certo tipo di approccio al gioco, allo stesso hobby, eccetera, eccetera. Sì. Quindi portare questa sensibilità nel voto è importante.
qua al di là del gioco che può essere un gioco giapponese votato da italiani. Ma quindi, sì, vi ripeto, non è questo, non è il fatto singolo. È una rappresentatività sì. della nostra comunità. Già che siamo, cioè, allora io ve lo ripeto, siamo 1500 e passa sul gruppo, però togliamo via 500 persone che sono lì per caso, togliamone 200-300 che non sono interessate, però già 600-700 persone che votano, Erika, faremo veramente una grande presenza, la presenza al di là di quello. Quando che votate. Dico, no, i numeri io più o meno non ho cifre sotto il naso, quindi posso pure buttare un po' di numeri a caso, però 700 potrebbero essere la metà di quelli che votano. Accidenti, ma guarda che 700 persone le raggiungiamo, Riccardo, di quelli almeno interessati. Rappresenti fedelmente la nostra proporzione sull'orbe terracqueo, però sicuramente è una comunità coesa e quindi può votare. Certo, c'è il punto di capire quanti si sentono di votare su una un set di giochi che non sono stati tutti provati. Se tu guardi la lista dei giochi usciti anche semplicemente su BGG nel 2019, sono veramente una marea. Sì, infatti poi provati tutti. Sì, ma infatti, ma non so se ne avete visti quanti. E vuol dire che probabilmente il mercato veramente produce tanto. Qui quanti saranno? Ma io ne avevo contati solo di wargame, ma qui ce ne sono almeno 200, se non di più, di solo di wargame puri. Guarda, non ricordo il numero, ma credo anche di più, Mauro, credo anche di più. Quindi, ma infatti quando vedi, cioè, insomma, ci sono 10-15 titoli per casa, la Decision Games ne avrà fatti 30 di titoli solo nel 2000, ma di più poi nel 2019. Ma in ogni caso, ecco, questo che secondo me penalizza anche quello curioso che a un certo punto non vota più. Ecco, secondo me, che dovete un attimo riguardare la votazione, l'ho detto, lo dirò sempre, però cercate di superare questo scoglio e facciamoci vedere e soprattutto sentire. Voi direte, vabbè, ma a che serve? Serve perché secondo me, ecco, io mi faccio un'autocritica, vado sempre prima oltreoceano a verificare certe cose. E non facciamo tendenza, stiamoci a capire, è difficile che noi facciamo tendenza, però così facendo, con l'unione, potremo fare tendenza. E io dico che siamo sempre noi, come italiani, più attenti a certi temi. Per esempio, adesso mi ricollego a quel discorso che facevo su Waterloo, io ho delle volte l'impressione, Riccardo, che noi teniamo più al dettaglio rispetto al mercato americano. Ma noi siamo sicuramente una comunità molto, diciamo, culturalmente avveduta, ecco, questo posso dire. E delle volte sicuramente il giocatore italiano mediamente è uno che conosce abbastanza bene la materia su cui gioca, ecco. Io vedo delle volte delle approssimazioni in certi wargame che magari si giocano alla grande, però manca quel non so che. E vi ripeto, non vorrei che la nostra storicità nel panorama va persa, mentre secondo me ci dobbiamo delle volte far sentire, ma far sentire con, insomma, nel senso buono, cioè una comunità che può dire la sua, mentre spesso e volentieri siamo un pochino sempre ai margini di quello che si afferma, di quello che si fa. È inutile, ragazzi, dirlo, siamo sempre ai margini. Pochi di noi vengono ascoltati, veramente pochi di noi vengono ascoltati su Wargame. La tendenza in Italia è, non ho sentito ancora nessuno dirlo, la comunità italiana gioca a... questa è una cosa importante che stai dicendo, perché secondo me questo è proprio il punto, cioè la comunità italiana in realtà, che poi siamo noi, certo, siamo perché ci incontriamo in varie occasioni, facciamo un certo tipo di lavoro per presentarlo, per diffondere lobby, eccetera, eccetera. Allora, noi sappiamo anche qual è la nostra sensibilità, che cosa giochiamo, non tanto quali periodi, ma proprio quali meccaniche, come ci piace la ricostruzione, una serie di cose che sono peculiari del nostro gruppo allargato, intendo il gruppo come gruppo di italiani che giocano a questi giochi, che frequentano questo hobby. Allora, secondo me è proprio questa cosa qui che noi portiamo a livello anche mondiale a questo punto, perché votando votiamo con una certa sensibilità e questa con cognizione di causa. Io inviterei tutti quanti a votare, anche per, certo, è ovvio che non può votare cose, se non ha giocato durante l'anno non può votare,
però già se uno ha una conoscenza di un certo numero di giochi, Riccardo, che rispecchiano poi la nostra modalità di porci rispetto all'hobby, secondo me vale la pena esprimere un voto. Perché sono anche preoccupato, Riccardo, hai detto, almeno se l'avete giocato, ho detto ho fatto un'affermazione la settimana scorsa, delle volte qui si parla troppo e si gioca poco, ho detto. Ma lo so, questo è un difetto di tutti, anche purtroppo gioco meno di quello che vorrei. Sì, però almeno statevene in silenzio, non chiacchierate per sentito dire, perché sennò è evidente delle volte che l'avrà provato questo gioco, cioè delle serie che vedo troppi, io veramente sto vedendo, l'ho detto anche, troppa gente che vede che il wargame è tornato in auge e vuole per forza sgomitare per entrare anche nel gruppo del wargame. E il che ci sta, ragazzi, cioè anche il partito che prende più voti, tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, sì, però il problema è non parliamo troppo se non l'hai giocato, ecco perché secondo me si parla troppo e si gioca di meno. E approfondite i giochi e quando date le vostre, diciamo, i vostri giudizi, siate, guardate, è un giudizio veramente alla lontana, posso dirlo, ma francamente non l'ho approfondito, perché altrimenti passiamo per coloro che vogliono parlare ma non sanno, e purtroppo io ne vedo parecchie tendenze su questo fatto, e mi dispiace un pochettino, ma non voglio essere elitario, però vi ripeto, il nostro gruppo è fatto, ecco Ronald stava intervenendo, è fatto da gente che colleziona ma anche che ha giocato tanto, ma non è perché uno è intelligente, perché magari ormai sa di wargame, una cosiddetta esperienza. Ecco, Ronald mi diceva, orrenda tradizione italiana il salto sul carro del vincitore, è vero, perché 10 anni fa, ragazzi, ma chi parlava più di wargame? Ma stiamoci a capire, ma sul serio. Adesso io mi ricordo, e lo dirò sempre, scusate se sono ridondante, alle manifestazioni a San Marino, che era l'ultima convention rimasta, rimarremo in pochi, era rimasto solo quella. Un anno eravamo in 27 a una convention nazionale all'albergo, abbiamo avuto degli anni proprio bui, pessimi, ma resistavamo, perché poi o in 27, attenzione, o in 27 o in 2700 noi giochiamo lo stesso. Quindi, come dico sempre, torneremo 300, Riccardo, torneremo 300, ma torneremo sempre a giocare, ci faremo le nostre aste e faremo, sì, alla fine. Ecco perché continuo a dire che il numero, certo che fa la forza, però dobbiamo essere anche un pochino di qualità. Quindi un equilibrio, la via di mezzo, perché alla fine io magari lo dico sempre a Loris, no? Per l'area del BG storico che ormai è grandissima, no? Loris, ma se torniamo a 8 tavoli, fatichiamo di meno, giochiamo lo stesso e alla fine ci godiamo di più Play Modena, per dirvi, cioè alla fine è quello. Però i 300 dei termobili, ma ripeto, io sono sicuro che torneremo 300. Vabbè, aspetta, vediamo, non precuseremo i tempi. Più che altro, no, ti dico, io credo che in realtà, fortunatamente, non credo che poi sia tanta la gente che vota senza sapere, cioè che vota senza aver giocato, senza sapere. Sì, che io lo vedo su Board Game Geek, c'hanno una brutta tendenza. No, questo non lo so, Board Game Geek comunque non sono solo wargamer, quindi illudiamoci che il nostro gruppo è un po' diverso, però non bisogna neanche avere la tendenza opposta, cioè quella del perfezionismo, non puoi pensare di aver giocato tutti e 500 giochi usciti nell'anno per dire qual è il migliore, è ovvio che tu a quel punto hai una sensibilità che deriva dalla tua esperienza di gioco, hai provato i giochi più significativi perché sono stati anche segnalati dalla stampa specializzata, perché sono sì, stati siamo stati influenzati, hai giocato e ti sembra una buona meccanica, ti ha appassionato eccetera, hai giocato anche qualche altro gioco, poi di santo cielo, non è che puoi aver giocato un solo gioco, però se tu hai visto più o meno le tendenze nel corso dell'anno e c'è un gioco che ti ha appassionato, e allora perché non votarlo? Questo bravo, io. Infatti Non è che ho giocato tutti i giochi di tutte le categorie, non è possibile, no ma alcuni l'ho giocato, non è che avrò giocato in questo caso, Riccardo, certo giochi non l'ho
giocati, Mauro, ecco, te lo dico, è inutile dire una carità, 100 sono giocati, ma manco 25. Ma è chiaro, è vero, Riccardo, è vero. Dobbiamo distinguere, perché è vero, hai avuto la sensazione che quel gioco fosse buono e l'hai votato, in questo caso no. Io sono stato come al solito ortodosso, molto tranchant e molto netto, no, però dico, attenzione, non dico questo, dico tu hai giocato un gioco che ti ha appassionato e che ti ha soddisfatto sulla base della tua esperienza. Lo puoi paragonare ad altri giochi dell'anno che tu comunque hai conosciuto perché l'hai giocati, o come dicevo prima, a meno di aver visto giocare o aver letto le regole di un gioco per sapere di che stai parlando, sulla base della tua esperienza abbastanza ampia, che però può includere quindi qualche decina di giochi, e la tua esperienza a quel punto proprio dà, non è che sì, hai sì, giocato sì, per forza 100 giochi, non è pensabile. No, ma io mi riferisco a quelli che aprono una scatola, danno un giudizio e la richiudono, e quello è il problema. Ah, però su questo d'accordo te, ti dico, spero, quelli immagino che siano pochi, credo che siano pochi. Sono più di quello che pensi, però poi alla fine... c'è il premio per la grafica comunque, c'è anche per la miglior copertina, per la mappa, per i componenti, si può votare quello, quello non c'è. Io non mi ricordo cosa ho votato per la migliore grafica, lo sai? Ho fatto qualche, cioè alla fine, dato che c'erano tante opzioni, no, mi sa che non, sai che non ho votato per la migliore immagine di copertina perché non sapevo cosa votare. E cioè, vedi, ma comunque ti dirò la cosa curiosa, in quella categoria lì comunque mi sembra raccolto un certo numero di preferenze, non è di quelle, non è come i computer, ma è curioso perché c'è una sorta di appiattimento dei voti. Interessante. Un criterio per scegliere, questo è un criterio artistico, non sembra che non ci sia, laddove invece per altre categorie, come per esempio per le regole, quindi diciamo così la pulizia delle regole, sì, la chiarezza, eccetera, e invece c'è che proprio una categoria dedicata, quindi basterebbe aver letto soltanto le regole dei giochi usciti, e invece lì c'è comunque chi emerge rispetto a questo è interessante, sarà bello leggere questi resoconti però, perché ti farai anche un'idea, magari cambierai anche opinione su qualche cosa, perché ci sta, ragazzi, una cosa che non ho detto, si cambia anche l'opinione, non dimenticate che un wargame all'inizio magari non ti piace, poi entri nel meccanismo, lo capisci bene o l'hai giocato, lo approfondisci e ribalti la tua preferenza. Succede, ma a riprova che non c'è mai niente definitivo nel mondo del wargame. Pietro diceva: devo dire che se ci fosse stato un menu a tendina per scegliere il titolo sarebbe stato meglio. Pietro, ritorniamo. Com'era una volta era così, c'era il menu a tendina, se mi ricordo bene, perché io quando votavo all'epoca votavo con... Secondo me quando non giocavo quasi tutti i giochi. Secondo me non hanno avuto il tempo, volevano provare, secondo me l'anno prossimo ci sarà, sono convinto che ci sarà. No, guarda, ne abbiamo parlato, non era possibile, non c'era il tempo, erano troppi giochi, non si voleva proprio fare. Adesso vedremo l'anno prossimo come strutturare la cosa. Comunque diciamo che adesso si tratta di massimo un paio di settimane avremo i risultati. Io non credo che riusciremo a uscire già il giorno dopo, il 16, con i risultati definitivi. La vedo difficile, ci vorrà un po' di tempo per elaborare le tabelle, i grafici, capire chi ha votato cosa. Ci sono alcuni giochi che non hanno avuto una collocazione precisa, perché magari accavallano più epoche. Ti faccio per esempio di Gandhi, che lo puoi mettere prima della seconda guerra mondiale, ah, Gandhi, dopo lo puoi mettere anche durante, e quindi a quel punto bisogna capire come categorizzare un certo tipo di giochi, per cui qualcosa da risolvere ci sarà, però nel giro di un'altra settimana credo, massimo da qui a 15 giorni dovremmo, anche meno, però massimo a 15 giorni dovremmo avere tutto tutto il podio dei vincitori. Senti, sarà bello, Riccardo, comunque, come avevamo previsto, se Gioco e Storia la disputiamo, di riproporre il podio dei giochi che arriveranno fra i primi, ci faremo delle belle foto, perché nessuno quest'anno farà una convention su questo, perché l'hanno annullate tutte. Sì, io credo che se riusciamo a fare il Gioco e Storia, sicuramente può essere il momento per fare un po' il punto e per presentare un po' anche il premio e quello che è successo. Poi vediamo anche in che modo strutturarlo. Approfittiamo che nessuno quest'anno fa le convention, non c'è Lucca, non c'è S, non c'è, e saremo solo noi teste di cavolo di Gioco e Storia, però ragazzi, ci sarà l'asta a prescindere, perché se non facciamo la convention in grande stile, l'asta
sarà fatta. Quindi l'asta. L'asta, ragazzi, la prepariamo per bene. In ogni caso ci organizziamo. Già se siamo 30 persone all'asta va bene, eh? E all'asta farò di tutto per attirare le persone, sempre che ci permettano almeno di occupare degli spazi su tutto là. Però vi posso annunciare che il museo di Gioco e Storia ha riaperto. Hanno riaperto le visite e hanno riaperto anche le fiere. Cioè, questa settimana faranno la fiera elettronica. Quindi si mette bene, cioè se perché se lo aprono per la fiera con i dovuti accorgimenti, noi riusciamo a fare qualcosa. Faremo dei tavoli più grandi? Sì. Faremo dei posti distanziati per l'asta? Sì, però ci riusciamo. Incrociamo le dita con un po' di mascherine in più, speriamo di fare un grande evento a Piana anche quest'anno. Sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Riccardo, vuoi concludere Va su bene, questo? Mauro. Abbiamo detto votate, votate, votate. Se avete dei problemi, chiamate Riccardo, che magari vi dice cosa dovete votare. No, scherzo. Io comunque ho. Rimasto indietro, attento, vai, fai foto qui. No, Ci perché poi mancherebbe. alla fine io ho messo. Ma proprio ingenuamente, quello che ho votato sul sito, ma non è che volevo fare pubblicità, è perché ho Vabbè, detto. che tu non hai nessun problema, tu puoi fare quello che ti pare. Io come membro del board ovviamente non Sì, posso, è vero, ma tu però. ovviamente anche come rappresentativo di un'associazione e di un movimento abbastanza ampio, assolutamente non c'è motivo per cui ti debba sentire in dovere di tacere. Anzi. Ok. Riccardo, ti ringrazio. Domani Grazie a ricordo, voi. dato che è anche Bruno online, purtroppo tutta la settimana il Giannizzero è al lavoro, quindi non potrà essere presente. Ci vediamo lunedì prossimo. Annuncerò poi il menù questo fine settimana. Con Riccardo speriamo di trovarci mercoledì con il 1994 in Bene, Italia. Quindi Riccardo, ti perfetto. ringrazio. Ciao e un Un abbraccio. abbraccio, Ciao grazie a Rick. te Mauro, grazie a voi. Ciao, 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 grazie, ciao, grazie. ciao, ciao. Bene, Riccardo ci ha presentato il suo CSR Awards, di cui sono molto contento, speriamo che vada in porto questo progetto. E per finire, ragazzi, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del più del meno, Pietro Ronald, selezione naturale, i 300 delle Termopili, orrenda tradizione italiana, il salto sul calore vincitore, ci sta, Ronald, dobbiamo veramente abituarci. Ronald diceva: la nostra comunità CB ha ben 3 Herculean Collectors. È vero, è vero. Sono contento, sono anche collezionista, e quindi questo amore per la collezione mi accomuna. Ronald, Marco Mengoli: io l'ho provato una volta sola. Passo dal cervellotico, lo spara tutto. Non so di quale gioco. Attenzione che su BGG, Wargame e anche Warhammer. Ma ecco perché la classifica per BGG è un'altra cosa. Rispettabile è un'altra cosa. Il premio per il computer sarebbe utile, da gente che ne sa anche il premio per il computer game sarebbe utile. Io non posso votare, non so, Marco, puoi darla comunque te una dritta anche sul nostro gruppo. Max Gotti mi diceva: d'accordissimo con Mauro, se gioco al PC gioco tutto ma non i wargame. Vero, io non cerco mai la simulazione sulla console da gioco al computer. L'unico che gioco simil quasi simulazione Total War, l'unico che mi ha entusiasmato. Fabrizio Giuberti parlava di Blitzkrieg, grande giochino, al computer Sudden Strike. Sì, ok, però Blitzkrieg è veramente un buon titolo. Ronald proponeva il gruppo Casus Belli incontra Beep. Non lo possiamo fondare, Ronald, perché se no magari facciamo arrabbiare il prossimo. Troppo complesso e lungo il panel per votare, hai ragione Ronald. E Marco ricorda che esiste il gruppo Casus Belli Computer Games, ma come dico tu sempre, tanti gruppi delle volte poi si perde un pochettino il focus. Ciao Bruno, ho già anticipato che domani non potremo essere in onda col 1994, torneremo settimana prossima. Ronald dice: a me piace tritare come coriandoli il regolamento dei giochi, ci offega. No, io nemmeno quelli, li sempre li conservo come veramente opere d'arte.
Ronald, e perché non usare un mazzo di carte e un dado? Mi spiegate stasera, te l'ho spiegata Ronald, perché possono aiutare a portare nuovi giocatori, nuovi appassionati del nostro gruppo. Vi ringrazio. Un grande abbraccio, siete sempre con me e per questo veramente vi ringrazierò sempre. E ci vediamo lunedì prossimo, ahimè. Questa settimana spero che vi facciano compagnia aspettando il giannizzero di Marco Mengoli e poi questo fine settimana l'araldo del giannizzero, sempre giannizzero è, quindi ascoltateli e con me ci rivediamo, ci sentiamo lunedì con una nuova puntata del nostro giannizzero. Ciao, un abbraccio e buona settimana.